Allora, Assessore, si è inaugurata questa mattina la nuova sede del centro di riuso, sicuramente begli spazi, comodi anche per i cittadini e le associazioni che volessero approfittare di questa opportunità. Dopo la chiusura in Arsenale abbiamo trovato questo spazio dove ricollocare le attività del centro di riuso creativo per la sostenibilità, uno spazio che è stato riadattato grazie anche alla donazione di Coin che ha permesso di valorizzare al meglio questi spazi, spazi che raccolgono non solo il materiale donato al centro di riuso, quindi disponibile per i gruppi di cittadini attivi, le associazioni per fare laboratori, per fare attività per il riuso creativo, ma anche per i laboratori didattici che facciamo con gli studenti, e quindi uno spazio che può essere utile alla comunità a 360 gradi. Quindi i cittadini possono venire qui, prendere il materiale scelto. Tutto gratuitamente, Assessore? Tutto gratuitamente, ci sono alcuni nostri funzionari e ci sono sempre più cittadini attivi che si mettono a disposizione per dare una mano al Comune a gestire questo spazio e a costruire nuove attività. Quindi è un grande esperimento anche partecipativo di attivazione volto appunto alla sostenibilità, credo sia un tema che ci impone un po' tutti una riflessione importante. Ecco, secondo lei c'è questa maggiore sensibilità verso la circolarità degli oggetti, la sostenibilità, non solo da parte dei giovani, ma anche dalle persone? Beh, credo che lo si veda anche attraversando i locali di quest'oggi, ci sono tante persone di tante età diverse, quindi anche una attività di sensibilizzazione e di attenzione che il Comune fa e svolge attraverso appunto la partecipazione e la cittadinanza attiva.